sono un po' imbarazzato nel prendere la parola per essere all'altezza della musica che abbiamo ascoltato, ma non pretendo neanche questo. Vi do il benvenuto, benvenuti e benvenute a questo culto di riconoscenza che la Chiesa Valdese in questo giorno così celebra, per ringraziare il Signore di quella libertà di cui dopo secoli di persecuzioni, emarginazioni, clandestinità, persecuzioni ha dato alla sua Chiesa 176 anni fa, se non ho sbagliato i conti. E ho trovato nel Salmo di cui tra poco così vi leggerò la prima parte, il Salmo 68, un versetto che mi sembra possa introdurre bene questo nostro culto di oggi. Un versetto che dice così: benedite Dio nelle assemblee, benedite il Signore voi che siete della stirpe di Israele. Noi siamo qui in assemblea e voi sapete che i valdesi per tanto tempo della loro storia si sono considerati in qualche modo gli eredi dell'antico popolo di Israele. Non a caso si chiamavano così, insomma, l'Israele delle Alpi. E allora noi siamo qui per benedire il Signore, per esprimergli la sua riconoscenza. Oggi la nostra festa è tanto più festa perché abbiamo tra di noi quello che sarà il futuro pastore di questa comunità, il pastore Winfried van Kuke, che terrà la predicazione. Lo accogliamo con gioia e con riconoscenza e quindi molti di voi già lo conoscono perché ha esercitato il suo ministero in queste valli, prima a Pramollo e poi a Prali, e chi non lo conosce oggi comincerà a conoscerlo. E siamo contenti e anche di questo siamo riconoscenti al Signore. Vogliamo allora con questi sentimenti di riconoscenza e di gioia metterci alla sua presenza, sorelle e fratelli. Il nostro aiuto e la nostra speranza sono in Dio, che ci ha creati e che ci ha amati e redenti, in Gesù Cristo. Amen. Ascoltiamo allora la prima parte del Salmo 68. Si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi e quelli che l'odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si dissolve davanti al fuoco. Così periranno gli empi davanti a Dio, ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome. Preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti, il suo nome è il Signore, esultate davanti a Lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove, nella sua santa dimora. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. O Dio, quando tu uscisti alla testa del tuo popolo, quando avanzasti attraverso il deserto, la terra tremò. Anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio. Lo stesso Sinai tremò davanti a Dio, al Dio di Israele. O Dio, tu mandasti una pioggia benefica sulla tua eredità esausta per ristorarla. Il tuo popolo abitò nel paese, benevolmente preparato da te, o Dio, per i miseri. Preghiamo. O Signore nostro e Padre Celeste, che di generazione in generazione hai retto le sorti della tua Chiesa, vieni in mezzo a noi in questo giorno di festa e di riconoscenza. Illuminaci con il tuo Spirito e guidaci con la tua parola sulla via della fedeltà e dell'obbedienza. Per Gesù Cristo, Signore nostro. Amen. E adesso la corale canterà l'inno 14, potete anche seguirlo sul vostro innario.
Ringraziamo la Corale per questo inno che, come avete visto, riprende nelle sue parole proprio il Salmo 68 che abbiamo letto in precedenza. E adesso, affidandoci alla potenza e alla misericordia del Signore, ci prepariamo a confessare davanti a Lui la nostra condizione di peccatori e peccatrici, guidati da queste dichiarazioni della Sua parola nel libro del profeta Ezechiele. Io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, dice il Signore. Tornate, convertitevi dalle vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate lontano da voi tutte le vostre trasgressioni con le quali avete peccato e fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Convertitevi dunque e vivrete. Fratelli e sorelle, di fronte a questo invito così insistente del Signore alla conversione, vogliamo proprio vivere un momento sincero di conversione, confessando al Signore le nostre colpe e implorando il suo perdono. O Signore nostro, Dio di bontà e di misericordia, in questo giorno in cui ricordiamo in maniera tutte particolari le liberazioni da te operate a favore del nostro popolo e della nostra Chiesa valdese, la nostra infedeltà e la nostra debolezza ci appaiono forse ancora più gravi. Tu ci hai rivolto una chiara vocazione e noi non l'abbiamo sempre seguita. Ci hai indicato la via della testimonianza e del servizio e noi spesso siamo rimasti inerti, preoccupati soltanto di noi stessi. Ci hai dato la libertà e la responsabilità di proclamare l'Evangelo al nostro popolo, ma tanto spesso noi non abbiamo saputo trovare la via per compiere questa missione che tu ci hai affidato. Ci hai invitati a guardare avanti, verso il solco da tracciare e il campo da mietere, ma noi troppo spesso ci volgiamo indietro e ci compiacciamo della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro passato. Signore, perdonaci come singoli credenti, come comunità, come Chiesa valdese. Perdona la nostra infedeltà. Liberaci da ogni tiepidezza, da ogni errore della mente e del cuore. Liberaci dallo spirito settario. Liberaci dall'orgoglio e da ogni chiusura verso altre chiese e altri fratelli e sorelle. Te lo domandiamo in Gesù, nel suo nome, benedetto in eterno. Amen. E vogliamo cantare le strofe 1 e 2 dell'inno 15.
Oppure ancora nel libro del profeta Ezechiele, la parola del Signore che ci assicura del suo perdono. Voi non sarete da me dimenticati, io ho fatto sparire le vostre trasgressioni come una densa nube, i vostri peccati come vapore al vento. Tornate a me perché io vi riscatterò, dice il Signore. E noi, sorelle e fratelli, possiamo essere riconoscenti al Signore per quello che anche adesso ha operato per noi. Egli ci ha perdonato, ci ha riscattato e vuole manifestare in noi la sua gloria. Amen. Ed esprimiamo la nostra riconoscenza col canto delle strofe 1 e 5, la prima e l'ultima dell'inno 25. Confessare al Signore la nostra fede, lo facciamo con il simbolo degli Apostoli che trovate riportato sul foglietto dell'ordine del culto oppure a pagina 14 del nostro innario. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei morti e la vita eterna. Amen. Possiamo accomodarci, ci disponiamo all'ascolto delle letture di questo nostro culto. Allora, prima di sentire le letture di oggi, raccogliamoci un attimo in preghiera. Signore, ti lodiamo per la tua parola di verità e di vita. Tu hai voluto che fosse trasmessa inalterata fino ai giorni nostri. Ti ringraziamo per aver custodito e tante volte liberato le generazioni di credenti che ci hanno preceduto e per averci concesso di godere della libertà con tutti gli altri cittadini del nostro Paese. Ti ringraziamo per il cammino che ha permesso a questo Paese, all'Italia, di diventare unito, indipendente e libero. Dobbiamo riconoscere che questa unità non ha significato per tutti l'accesso a un uguale benessere e soffriamo per le diseguaglianze che ancora esistono tra zone ricche e le zone povere dell'Italia, come tra nord e sud del mondo. Permettici, Signore, di continuare il nostro impegno perché queste diseguaglianze siano superate.
non permettere che cedendo all'ansia ci preoccupiamo soltanto di difendere il nostro benessere particolare. Dacci di impegnare tutte le nostre capacità e la nostra intelligenza per il bene comune e per questo continua a nutrirci con la tua parola e a fortificarci con i doni del tuo spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Leggiamo insieme il Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E come olio profumato, che è sparso sul capo, scende sulla barba e sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. E come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Un'altra lettura per oggi è il capitolo 2 della lettera di Paolo ai Filippesi. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Signore, benedica la lettura della sua parola.
Leggo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 14, in versetti da 3 a 9. Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni si indignarono fra di loro e dissero: perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me. Poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. In memoria di lei, care sorelle e cari fratelli, in memoria di lei. Ma che cosa ha fatto? Si potrebbe dire: entra e rompe. Rompe un prezioso vaso e versa il suo altrettanto valore, cioè contenuto di valore, su Gesù. Forse è ciò che avviene in memoria di lei ogni volta che viene predicato il Vangelo. Pensateci un momento. La parola entra in noi e rompe qualcosa. E attenzione, qualcosa di valore. Entra e spezza il nostro cuore, come l'amore. Entra e spezza. Ecco la passione di Gesù, che inizia in questo periodo, questa settimana, sarà la prima domenica della passione domani. Passione e sofferenza e allo stesso tempo amore. Il racconto della passione di Gesù si apre con questo gesto d'amore, in memoria di lei. Siamo lì, immaginatevi, siamo lì con Gesù a tavola, in casa di Simone il lebbroso. All'improvviso il gesto dirompente. Immaginatevi, a parte il disturbo, no? Entra, forse manca a salutare, senza presentarsi, senza inserirsi, integrarsi nel gruppo. A parte, almeno a me sembra così, il disgusto, no? Questo forte profumo mentre si mangia, l'olio in testa. Proprio a Gesù, l'ospite speciale.
A parte tutto ciò, disturbati e disgustati, insomma, indignati, irritati, incavolati, tuttavia siamo aperti, tolleranti, ci mancherebbe, siamo discepoli di Gesù. Che cosa pensare e che cosa dire, o che cosa avremmo pensato noi e che cosa avremmo detto noi? Esattamente, esattamente quel che hanno detto i discepoli. Perché si è fatto questo spreco? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari, somma immensa, e darli ai poveri. Non possiamo non dirlo nel nome di Valdo, a 850 anni dalla sua conversione, in memoria di lui e del "se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi". Vedete che siamo veramente, anzi, doppiamente siamo lì, i discepoli di Gesù e i valdesi di Gesù, sempre gli stessi, prevedibili, i soliti discepoli di Gesù. Forse il mondo non ne può più. Di discepoli che rimuovono la donna di Betania. Perché si è fatto questo spreco, domandano, e non perché lei ha fatto questo spreco. Lei è già rimossa. Rimossa la memoria di lei, fin dal principio. Rimossa da che cosa? Da un ragionamento di principio. Rimossa da un buon proposito, da un programma. E il ragionamento è giusto, è semplicemente giusto. Il principio è chiaro e il proposito è buono. Non possiamo non aderire a questo programma per i poveri. È semplicemente convincente. È lei che non va. E perché non va? Perché non è utile. Perché non è utile. E qui tocchiamo il nervo nascosto del testo. Forse il nervo nascosto della nostra vita. L'utilità. Certo, sì, noi veniamo da una storia di sopravvivenza materiale, come tanti altri, ma anche, e questa è la particolarità della storia valdese, anche spirituale, sopravvivenza. E se uno è in una situazione di sopravvivenza, tutto deve essere utile, utile. Ciò che non è utile, appunto, è inutile. Devo essere utile, devo rendermi utile, altrimenti sono inutile. E allora sono sottoposto all'utilità. Altro che il contadino di montagna che è sottoposto solo al tempo e al buon Dio, sono sottoposto all'utilità. Tutto è sottoposto al giudizio dell'utilità. Quel che dice l'utilità è vero, è giusto, è buono, convincente. La legge dell'utilità è profondamente radicata nella nostra memoria, nel nostro cuore. Potremmo quasi dire,
è il decalogo della nostra vita. Immaginatevelo. Io sono la signora utilità, la tua dea. Tu non fare questo, fa questo. Tutto deve essere utile. E se non è utile, tutto è inutile. E se perdo il mio lavoro? E se non ho soldi? E se mi ammalo? E se invecchio? Se? Cioè, davanti al tribunale dell'utilità diventa drammatico sentirsi inutili. È una condanna. Con la nostra utilità, col nostro doverci rendere a tutti i costi utili, con i nostri valori, abbiamo forse anche ferito, giudicato, condannato delle persone. Quelle persone che hanno perso il loro lavoro, perso i loro beni, perso la salute, perso la forza. Forse abbiamo anche condannato noi stessi a diventare noiosi, discepoli noiosi. Nonostante la nostra sacrosanta utilità, discepoli noiosi, per carità utili, ma noiosi, noiosi da morire. Perché le date noia? Cioè, lì non cogliamo l'attimo, cioè la novità del momento, il gesto dirompente della donna. Continuiamo a ragionare come abbiamo sempre ragionato, a proporre quel che abbiamo sempre proposto, a programmare quel che abbiamo sempre programmato, a dire quel che abbiamo sempre saputo. La nostra memoria continua a fare quel che ha sempre fatto, il nostro cuore continua a fare quel che ha sempre fatto. Lei, sprecona, non può entrare e rompere. E perché? Perché qui dentro c'è già un'altra padrona, indignata, irritata, incavolata, che non la tollera, non la sopporta, la rimuove e si chiama utilità. La nostra memoria, il nostro cuore, la nostra coscienza è preoccupata dalla dittatura dell'utilità, come all'epoca la Palestina dai Romani, ordinata, pulita, purificata dal pensiero dominante dell'utilità. Purché ci sentiamo utili, qualche volta bisogna anche fingere un po', dissimulare, no? Purché ci sentiamo utili, basta anche solo sentirsi utili, non essere, ma sentirsi utili. Lo conoscete benissimo questo effetto del buon proposito, no? Programmiamo, proclamiamo di fare qualcosa per i poveri, naturalmente, e non appena programmato e proclamato ci sentiamo come se l'avessimo già fatto. E la psicologia del domani smetterò di fumare, domani mi metterò a dieta, il famoso a parole. E detto questo ci sentiamo a posto, puliti, purificati. Così funziona il lavaggio della nostra coscienza quotidianamente. Siamo saldamente nelle mani del pensiero dell'utilità, anche se qualche volta è solo un pensiero, lontano dall'essere veramente utili. Ci crediamo utili, ma in realtà
O come dice Gesù, in verità non serviamo. L'idolo dell'utilità è forte, più forte del denaro, che ne è solo una parte. Forte come la morte, e allora ci vuole forza. La tenera forza della donna che rompe il prezioso vaso, che entra e spezza l'assoluto valore dell'utilità. Un gesto compiuto non perché è utile, ma per amore, semplicemente per amore, per Gesù. Un gesto liberatorio, che libera dalla schiavitù dell'utilità, che coglie l'attimo unico, irripetibile della vita, l'unicità, l'irripetibilità di ogni persona, l'inutilità di ogni persona. Non rispondere meccanicamente al freddo principio dell'utilità, rispondi al Dio d'amore che ti libera da ogni schiavitù, che spezza le catene, anche quelle dei nostri valori, difficilmente negoziabili, come quello dell'utilità. Diventare letteralmente, come diceva Gesù, servi inutili. Bel paradosso, servi inutili. Inutili perché non sono servi dell'utilità, ma servi di Dio, che sa dare, un Dio che sa dare, darsi, sprecarsi, generosamente sprecarsi, gratuitamente sprecarsi. E qui si incontrano la donna di Betania e Valdo di Lione, a prima vista così diversi, no? Si incontrano il movimento medievale di povertà e la riforma protestante. A prima vista così diversi, quasi incompatibili fra loro, qui si incontrano in Cristo. Inutile volerne fare una regola, tipo meglio lo spreco dell'utilità. Cioè, se uscite da qua, ma che cosa ha detto il pastore? Ha detto meglio lo spreco dell'utilità. Cioè, no, no, non è quello che... Serve proprio un ragionamento. Non è una nuova legge, l'Evangelo non è una nuova legge, ma la memoria viva che esiste qualcosa di più grande, di ogni pur convincente utilità, qualcosa che resta anche al di là della morte, in memoria di lei. La memoria della donna di Betania è particolarmente preziosa in mezzo alle regole del mercato di oggi. La memoria della donna di Betania è particolarmente preziosa in mezzo al nostro pragmatismo. Già i rabbini insegnavano: il giorno in cui non sono stato per almeno mezz'ora inutile, cioè umano, quel giorno non ho vissuto. Al mondo credo non servano discepoli noiosi, ma discepoli gioiosi. Che il gesto della donna di Betania sia vivo nella tua memoria, nella memoria tua, cara sorella e caro fratello, ma anche di tutto il popolo valdese e di tutta la Chiesa evangelica valdese, anzi, dovunque sarà predicato il Vangelo. Che in mezzo a tutte le tue utilità, sacrosante utilità, viva questo suo gesto dentro di te e muova qualche cosa, che entri e rompa, sì, una Chiesa che abbia il coraggio di entrare e rompere. Che
che il gesto della donna di Betania entri nella tua coscienza e spezzi il tuo cuore, riaprendolo per le vittime della nostra sacrosanta utilità. Quando l'utilità ti condanna, ricordati che il tuo valore non è dettato dall'utilità, ma dal gesto unico e irrepetibile di colui che ha lasciato la sua vita per te. E Gesù viene ucciso perché? Per ragioni di utilità. In fondo non c'è nulla di meno utile che la sua morte in croce. Gesù muore per amore, semplicemente per amore, per te e basta. Ecco perché la passione di Gesù per noi e la nostra passione per Gesù inizia in memoria di lei. Amen. Voglio servirti sempre, o mio Signore, cantiamo insieme le tre strofe dell'inno 242. Ecco, allora un ringraziamento al pastore Fancuche per questa sua predicazione e per essere venuto fino qui, in mezzo a noi, e lo potremo ancora incontrare nel corso di questa giornata durante il pranzo comunitario che inizierà alle 12.30 nella saletta qui di Via delle Scuole per chi si è prenotato, e poi ci sarà un momento anche di pomeriggio comunitario qui alle 16 nel Tempio, che ricalcherà un po' quello dello scorso anno. Ci saranno dei momenti musicali di organo e di arpa a cura del maestro Gabriele Giunchi, che è oggi all'organo qui nel nostro culto e che ringraziamo vivamente per questa sua costante partecipazione a questa nostra festa del 17, che viene sempre ad arricchire con la sua bellissima musica.
ci sarà anche la corale e poi ci saranno alcuni miei brevi interventi su un testo, su un poemetto valdese del Medioevo. Ringraziamo anche la banda musicale che come al solito ci ha accompagnato nel corteo. Ringraziamo la corale del suo maestro Eric Charbonnier. Mi veniva da dire che si sono resi utili per questa giornata, ma mi guardo bene dal dirlo alla luce della predicazione che abbiamo ascoltato. E voglio salutare anche il parroco della parrocchia cattolica di San Germano, padre Michele, che come ogni anno è qui e partecipa in maniera molto discreta ma molto viva, reale e fraterna al nostro culto. Lo ringraziamo di cuore. E non mi sembra ci sia da salutare e ringraziare altri. Chiedo alla Presidente del Concistore eventualmente di rendersi utile e di dirmelo. E poi vi ricordo che trovate come ogni anno all'uscita dal culto sul tavolo lì gli opuscoli del 17 febbraio e la Beidana. Quest'anno è un opuscolo che ci introduce negli 850 anni dalla nascita del movimento valdese. Voi sapete che è in uscita una storia monumentale di questo nostro movimento in quattro volumi che rivede un po' anche alla luce della critica storica questi secoli di vita, di testimonianza. E troverete un opuscolo che parlerà della dimensione comunitaria che caratterizzava questo nostro movimento nel Medioevo. È un opuscolo molto ben fatto, molto curato e per questo costa un po' di più rispetto agli anni passati, cioè costa allora 8 euro, la Beidana 6. Chi li prende tutte e due avrà uno sconto di 2 euro e quindi dovrà pagare 12 euro. L'altro anno si pagava 10, era più comodo. Pregherei tutti quelli che vanno a prenderli di preparare intanto i 2 euro, perché credo se no avremo problemi a dare il resto. A meno che pagando 12 non vogliate lasciarne 15, questo anche è possibile. Sarebbe uno spreco benedetto. E poi troverete anche questo ci tengo a dirlo, dei fogli in cui Giancarlo Bonus, che tutti conosciamo, ci presenta una cronologia della storia del movimento valdese e poi della Chiesa valdese dalle origini fino al 1848, e una storia in cui mette particolarmente in evidenza San Germano, e quindi credo che sarà anche interessante prenderlo. Ce n'è un certo numero di copie lì e queste non le dovete pagare, e questo è anche... No, credo che sia molto bello, molto apprezzato il lavoro di Giancarlo e credo che sia utile a tutti avere in mano alcuni fogli in cui tu puoi andare subito a vedere quello che è successo in quella certa epoca. Ecco, lo ringraziamo di cuore per questo suo lavoro e per averlo voluto mettere così gratuitamente a disposizione di tutti. Vi ho già accennato agli appuntamenti che seguiranno. Domani è domenica e quindi avremo il nostro culto che si terrà, così come ha deciso l'Assemblea qualche settimana fa, nella saletta di Via delle Scuole. Non è una data molto felice, un culto domenicale il 18 febbraio dopo il 17, quindi vi prego di cuore, non lasciatemi solo domani mattina. Grazie. La colletta c'è domani. Ah, l'uscita, ok, va bene, ok. Ah, sì, adesso mi ricordo vagamente come... Sì, vagamente mi ricordo, sì, adesso...
la nostra diaspora che fa diversamente. Sì. Comunque anch'io vorrei ancora dire una parola di ringraziamento, esprimere la mia riconoscenza di cuore per questa fiducia che, insomma, con il voto dell'Assemblea del 4 febbraio avete espresso in questa proposta della tavola di poter essere vostro pastore. Grazie veramente per questa vostra fiducia, che noi ne siamo veramente profondamente felici, mia moglie Nadia, che è anche qui presente, e io. Penso anche alle nostre figlie che vivono abbastanza in vicinanza, siamo molto lontani a Roma da loro, quindi si riunisce, torniamo un po' a casa. Abbiamo iniziato 30 anni, quasi 30 anni fa a queste parti, a Pramollo nel 95, e sarebbe un gran dono del Signore se potessimo concludere da queste parti, insomma, il ciclo, sì, no? In qualche modo. Grazie veramente di cuore. E dunque raccogliamoci tutti insieme in preghiera. Signore, a te appartiene il presente e il futuro. Guidaci nel servizio gioioso che per tua grazia rendiamo a te. Permettici di vivere in modo degno della vocazione che ci hai rivolto e della libertà che ci hai donato. Ti preghiamo per il Presidente della Repubblica, per i due rami del Parlamento, per i magistrati, per tutte le autorità legittimamente costituite. Guidali nelle vie della verità e della sapienza. Fa che tutti insieme, come cittadini, comprendiamo che soltanto la giustizia solleva le nazioni. Ti preghiamo per coloro che non hanno ancora libertà, per i bambini e le donne e tanti altri costretti a lavorare come schiavi, per le comunità religiose in cui i diritti non sono ancora stati legalmente riconosciuti. Ti preghiamo per la testimonianza delle chiese evangeliche nel nostro paese, perché basandosi unicamente sul tuo Evangelo, esse sappiano parlare con semplicità e servire con efficacia. Ti preghiamo perché in Medio Oriente sia raggiunta una convivenza possibile che veda israeliani, palestinesi e gli altri popoli, le altre nazioni, vivere insieme nella giustizia, nel rispetto dei reciproci diritti. Ti preghiamo in particolare, o Signore, per le nostre sorelle, i nostri fratelli ebrei, emancipati, liberati insieme a noi, per quelli che vivono in Israele e per quanti vivono in Italia, nella diaspora. Nel momento in cui sono chiamati a decidere del loro futuro, ti chiediamo di liberare i loro cuori dalla paura, dalla disperazione. Ti preghiamo e ti affidiamo alla tua misericordia, alle nostre sorelle, i fratelli, le bambine, i bambini palestinesi, e ti chiediamo di guidare e sostenere tutti coloro che hanno il potere di decidere, affinché fermino morti e distruzioni. Non smettiamo di pregarti per fermare l'aggressione contro l'Ucraina. Dà forza a tutte le iniziative per superare la violenza.
dà consistenza al servizio dei facitori di pace, credibilità alle loro e alle nostre parole. Ti preghiamo per l'unità dei cristiani, tra cristiani di diverse confessioni, che nelle nostre case e famiglie possiamo imparare a parlarci con franchezza e apertura. Risveglia, Signore, l'amore, la passione per il tuo amore in Cristo Gesù, in tutto il tuo popolo, che abbia il coraggio di entrare e di spezzare ogni idolo pieno di passione per Gesù Cristo. Con Lui e come Lui, come tuoi figli e tue figlie, con tutte le tue amate creature, con piena fiducia, ti preghiamo come Egli stesso ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora riprendo un attimo la parola per dirvi che adesso la corale verrà e canterà un canto tradizionale, la Sentinella della Chiesa, e poi, siccome questa festa anche, intanto potete accomodarvi, siccome questa festa ha sempre anche una dimensione civile, l'abbiamo ricordato anche in questa preghiera di intercessione, dopo il canto della corale il nostro sindaco Andrea Garrone, che fa parte della corale, anzi anche il presidente del direttivo, ci porterà un saluto a nome della comunità civile di San Germano. E poi vi dico ancora, dopo la benedizione non canteremo l'Amen, ma canteremo il giuro di Sibaud, che è un impegno al Signore di fedeltà a Dio e anche di fedeltà tra i componenti di quel gruppo di tanti secoli fa, ed anche un impegno allora a rimanere fedeli tra di noi gli uni gli altri. E mi sembra che non ci sia un modo migliore di dire Amen al termine di questo culto che è questo impegno a non dimenticarci mai che siamo stati qui insieme e che è bello continuare a rimanere insieme nella fedeltà e nell'attenzione reciproche. Scena, semplicemente abbiamo due coraliste, siccome facciamo tutti di tutto, stanno anche preparando il nostro pranzo, allora le abbiamo avvertite di
di arrivare, allora faccio che quello che il pastore mi ha richiesto di fare come rappresentante fino a giugno di quest'anno, di questa comunità, di portare i saluti del comune di San Germano, della cittadinanza di San Germano, perché questa è certo una festa in cui i valdesi esprimono l'inutilità, devono imparare a vivere di inutilità, per come ci ha spiegato Winfried. Però è una festa civile. Io tutte le volte che ho occasione di incontri istituzionali, fossero in ambiente sanitario piuttosto che veramente istituzionali, fuori da questo territorio ovviamente, e mi dicono chi sei, io mi presento come Valdo Farma Sindaco, ovvero le tre cose che sono la costruzione della mia vita. Il sindaco dura per un certo periodo, ma io l'essere valdese lo metto in testa. Intanto perché ho passato gran parte della mia vita nelle valli, ma proprio perché le parole che lui ci ha ricordato fanno sì che i valdesi abbiano una vita di 850 anni. 850 anni. Oggi c'è una parola che a mio avviso molto a volte a proposito, ma a volte a sproposito, ecco le che arrivano, così io finisco, viene utilizzata ed è genocidio. Allora, se noi ci pensiamo, questo è utile farlo, e vi invito a raccogliere questa pubblicazione che Giancarlo Bunus ha fatto, questa cronologia molto facile da leggere, ci ricorda che forse i valdesi, almeno nel mondo occidentale, sono stato il primo popolo sottoposto a genocidio. Poi non sono riusciti a portarlo a termine. Vi leggo semplicemente una cosa avvenuta nel 1686, la guerra dei tre giorni, tra l'altro cominciata al 22 e finita il 25 aprile. Per noi italiani il 25 aprile tra l'altro è un'altra data significativa. Il generale Catinat, parlava, aveva stabilito il suo quartier generale a San Germano, parlava di terminare lo sradicamento dei valdesi. Se non è genocidio questo, cioè l'intenzione, poi è arrivato un altro signore coi baffetti, molti centinaia di anni più avanti, che ha detto la soluzione finale. Allora in questo momento sì, io non so se quello che sta avvenendo in Palestina sia un genocidio, una strage, una cosa vergognosa, ma ricordiamoci, questo è utile nell'inutilità che ci ha spiegato il pastore, che anche noi siamo stati un popolo che ha vissuto il genocidio. Quindi usciamo di qua prendendoci la responsabilità di dire: viviamo da 850 anni, facciamo di tutto, non per viverne altri 850, certo non noi, ma per continuare a dire che essere valdesi vuol dire fare le cose per gli altri soprattutto, e per esempio l'8 per mille ne è una dimostrazione. Quindi grazie, grazie anche a Donatella e Marina che sono arrivate, ma soprattutto per quello che ci hanno preparato là. Ora grazie, ascoltate quest'ultimo pezzo, molto particolare, molto storico, e buona 17, buona domenica a chi non si fermerà al pranzo e non tornerà nel pomeriggio. Grazie. Ascolta me.
Ora andate e il Signore Gesù Cristo, che vi ha resi liberi, vi dia di vivere nella solidarietà e di comunicare attorno a voi fiducia e speranza. La lettera agli Ebrei ci esorta: l'amore fraterno rimanga tra di voi, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? E la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con voi tutti, ora e per sempre. E rispondiamo il nostro Amen cantando: le mani alzate al cielo.